Lo scossone c'è stato, il Pescara che ha conquistato l'accesso ai playoff battendo nettamente uno spento Livorno non è nemmeno lontano parente di quello brutto, scarico e deludente di Varese. Segno questo che l'esonero di Marco Baroni non è stato inutile e l'avvento di Massimo Oddo sulla panchina biancazzurra qualche frutto immediato lo ha portato. Pescara carico a pallettoni alla conquista dei playoff, ma Livorno di Cristian Panucci demotivato e scarico. E pensare che la squadra labronica aveva a disposizione 2 risultati su 3 a suo favore. Misteri del calcio. Il Pescara di Oddo parte con l'annunciato 4-2-3-1 e con Pasquato e Politano rispolverati i titolari. Poco prima del quarto d'ora, Pasquato su punizione fa vedere che la serata è quella giusta. E subito dopo, al 19esimo, il pericolo nell'area Amaranto corre sul filo Bjarnason-Pasquato con il diagonale di quest'ultimo largo di pochissimo. In campo c'è anche il giovane Torreira che al 25esimo si mette in mostra con una conclusione da fuori. Alla mezz'ora esatta poi il Pescara raccoglie i frutti di un dominio incontrastato, fa tutto Melchiorri che si libera in aria e con una conclusione a giro sul secondo palo mette la palla che il giovane Cipriani può solo arrivare a toccare e vederla infilarsi nell'angolo. Vantaggio più che meritato e playoff che tornano a parlare pescarese. La reazione del Livorno che si attendeva veemente sta tutta nella punizione di Emerson al 41esimo con Fiorillo che devia in angolo. Poca roba insomma, tanto è vero che in avvio di ripresa Panucci prova a cambiare qualcosa inserendo Biagianti e Galabinov. Il bulgaro ha subito 2 ghiotte occasioni, la prima quando raccoglie al volo in aria un angolo ma la girata non è precisa e non c'entra la porta. Clamorosa invece quella al sesto, quando a meno di 2 metri dalla porta spalancata manda incredibilmente la palla al lato con un tocco che era impossibile da sbagliare. La vecchia legge del calcio allora non perdona e sul capovolgimento di fronte il Pescara raddoppia. Melchiorri va via sulla sinistra e dal fondo pesca con un preciso rasoterra la scivolata di Bjarnason, che non è bulgaro ma islandese, e da lì non perdona e fa 2-0. La partita è bella che è indirizzata dalla parte biancazzurra, il Livorno che già era poco convinto prima lo è ancora meno, anche se abbozza una sorta di reazione andando al tiro un paio di volte dalla distanza ma senza trovare la via della rete. Cosa che invece riesce benissimo al Pescara per la terza volta in pieno recupero, ancora una volta con Bjarnason che in area trova lo spazio e il tempo per una conclusione chirurgica che vale il 3-0, la doppietta personale e la doppia cifra nella classifica marcatori. I playoff sono così conquistati, l'obiettivo minimo stagionale è raggiunto, adesso bisogna puntare alla Serie A. Prima stazione Perugia, martedì prossimo. La corsa di Oddo sulla panchina biancazzurra non è di una sola tratta, ma si spera che duri almeno fino al 9 giugno.